Ciao a tutti calciofili e oggi voglio parlare ancora di Juventus perché in queste ultime ore si sta un po' delineando lo staff che dovrebbe essere quello di Andrea Pirlo. In primis, come secondo al 99,9% sarà Aurelio Andreazzoli, attualmente al Genoa, però se ne sta rescindendo il contratto, quindi tempo della cessione. E dovrebbe essere ufficializzato il suo posto come vice di Andrea Pirlo. Baroni invece, che dovrebbe per un breve periodo insomma avere a che fare in prima linea con la squadra, sarà un collaboratore tecnico. Bertelli invece sarà capo dei preparatori atletici, quindi un ritorno dopo il triennio con Conte, attualmente alla Sampdoria, è un membro che già doveva rientrare nello staff juventino l'anno scorso, però poi la Juve ha virato su Tognaccini, o comunque Sarri ha preferito Tognaccini. Come match analyst inoltre dovrebbe essere Antonio Gagliardi, ex della nazionale, il giovine Pirlo, e anche a ricerca di un preparatore focalizzato sulla difesa. Ha provato a riportare Andrea Barzagli nello staff, il quale però ha declinato l'offerta, e sembra che adesso il favorito sia Gregucci, attuale tecnico dell'Alessandria. Capitolo poi difesa. Il mercato di Rugani e Romero sembra congelato, quindi ad ora i due giocatori rimarranno alla corte di Pirlo, soprattutto dopo l'operazione che ha effettuato De Ligt alla spalla, che dovrebbe tenerlo fuori per 3 mesi. Legato anche al fatto che Chiellini ormai non potrà essere titolare, ok? Quindi Bonucci, un Demiral che comunque è reduce da un lungo infortunio, insomma, per ora la difesa juventina sarà formata da questi uomini. Tant'è che si è paventata questa ipotesi di un ritorno alla difesa 3. Il che permetterebbe anche a Bonucci forse probabilmente di esprimersi ai suoi massimi livelli, o comunque livelli un po' più accettabili rispetto a quelli di ora. Come l'unica cosa, manca un difensore mancino, perché tolto Chiellini ad ora non ne abbiamo. Purtroppo un innesto di esperienza ottimo sarebbe stato Vertonghen, però è molto vicino a firmare col Benfica, o comunque dovrebbe firmare a breve un triennale col Benfica. Quindi ad ora la difesa sarà composta da questi uomini, tenendo sempre conto che appunto si sta materializzando questa idea ora. Qualora si dovesse realizzare questo progetto, secondo me sarà con l'ingresso, dovrebbe durare secondo me fino al ritorno in campo di De Ligt, anche se lì poi si porrebbe il problema che, metti caso che torna a novembre, cosa fai? Tieni ancora giocatori legati per un anno alla Juventus quando magari può utilizzarli per far cassa? E questo è un problema che devono affrontare. Quindi o si percorre una squadra, una soluzione pseudo sicura come difesa 3, tenendo questi uomini come capisaldi, oppure opti per una difesa 4, però per il primo mese e mezzo un po' tra tirare la carretta, cioè nel senso fai di buon viso cattivo gioco. In una stagione dove sarà molto importante il discorso di integrità fisica, perché con l'impegno delle nazionali che doveva essere nel 2020, spostando il 2021, servono uomini abili e ruolabili. Ecco perché noi tifosi juventini diciamo Matuidi, Ramsey, Douglas Costa, Sciglio, tutti out, perché ci serve linfa nuova. Ci serve linfa nuova. A me dispiace un casino l'addio di Muratore, perché veramente lui secondo me quest'anno avrebbe potuto dare una bella mano.
una bella mano. Io spero che si punti su Caviglia. Si punti su Caviglia perché è un uomo di dinamico, un centrocampista dinamico, di corsa, un'ottima mezzala. E onestamente spero veramente, guarda, che puntino su di lui e anche su Manolo Portanova, perché è un buon box to box, lui ha una buona mezzala e sarebbe un peccato non puntarci. Quindi sarà dovrà essere un mercato, e qui quest'anno si vedrà il vero, si vedrà il vero valore di Fabio Paratici e comunque di tutto, di tutta la scouting juventina, perché dovranno essere trovati giocatori funzionali. In relazione a un video che ho fatto ieri, scordiamoci Pogba. No, no e no e ancora no. Tonali niente, perché sono voci, secondo Romeo Agresti anche, sono solo voci il fatto che la Juve sia tornata su Tonali. Perché sembra che abbia cambiato, insomma, un po' le visioni sul giocatore. Io sono d'accordo, perché Tonali vicino all'Inter per 40 milioni, il Tonali visto quest'anno, raga, se Tonali vale 40 milioni e ha fatto una stagione un po' così, ma quanto doveva valere Verratti? Anche se veniva da una stagione in B, ha fatto una stagione da protagonista in B, però a livelli molto superiori rispetto a Tonali. Tonali pecca di ancora di scaltrezza. Quindi, ripeto, per una squadra retrocessa valutare un giocatore 40 milioni, non lo so, non lo so. Avevo parlato in un video, in un consiglio per gli acquisti, che Ben Godfrey, il difensore classe 98 del Watford, che sono retrocessi, valutazione 30 milioni è troppo, ma è il Watford che comunque ha un blasone diverso rispetto al Brescia. Quindi 40 milioni per Tonali, ma dove? Anche fosse un prestito con obbligo, un'operazione stile Barella, ma dove? Cioè, Sensi quanto sarebbe dovuto valere? Invece mi pare che il riscatto obbligatorio sia 25 più o meno, ma quanto sarebbe dovuto valere Sensi? Quindi un 40 milioni per Tonali, boh, non lo so. Io onestamente non sborserei una cifra così ingente per un 2000 che quest'anno non ha inciso particolarmente. E ripeto, scordiamoci Pogba, Tonali è out, e io punterei su Nicolussi Caviglia. Sono tentatissimo, mamma mia quanto mi intrigherebbe vedere un Pinamonti o uno Scamacca tra gli attaccanti juventini, perché la Juventini della vecchia epoca, ricordatevi, noi abbiamo fatto le nostre fortune anche con un certo Michele Padovano proveniente dalla Reggiana, un Nicola Moruso dal Bari, talentino che venne alla Juve nel 96, mi pare, 95, 96, aveva 21-22 anni, un Vieri che sì, aveva fatto bene all'Atalanta, ma raga, non è che avesse fatto 75 gol in stagione, e ci hanno fatto grandi, ok? Ricordiamocelo. Quindi un Pinamonti, uno Scamacca mi stuzzicano la fantasia. E sono felice che ieri vedevo un video di Balzarini che ha ripreso un concetto che avevo detto in un altro video, quindi che l'idea è stimolante perché c'è un nuovo corso. Noi tifosi della Juve siamo abituati a bocca buona, ma come tutti i cicli devono ripartire, fare un passo indietro per farne due in avanti e ricreare un ciclo vincente. Quindi
un Pina, ben vengano Pinamonti, ben vengano Scamacca, ben venga che si punti su Nicolo, su Hans Nicolussi Caviglia, magari su un Portanova della situazione, su uno Zanimacchia, ben vengano, mercato giovane, linfa giovane, perché il paragone con l'anno del Milan che persi in pochi minuti, Nesta, Inzaghi, Gattuso, Pirlo, Jankulovski, sette ne andano via in tutto, Ambrosini, raga, non si parla di poco, e la Juve ha fatto lo stesso errore, ha tirato avanti la carretta con le cariatidi facendo gigacontratti sul nome della gratitudine che poi si sono rivelati una zavorra, e ora non sono più futuribili sul mercato, non puoi guadagnarci, cosa fai? Vai a rescindere per, diciamo, guadagnare sulla non perdita. Un Khedira, un Matuidi, un Higuain probabilmente sarà la stessa situazione, però è questo, è questa la situazione, e io mi sento di dire ai tifosi juventini in camion in parte di prepararci a una possibile annata di non successo immediato, ma ripeto, ben venga, la Juve deve essere come un'araba fenice, deve risorgere dalle ceneri, ma perché ci siano le ceneri devi bruciare. Allora, se la Juve debba bruciare metaforicamente per un anno, fare una stagione in purgatorio per poi ripartire, ben venga. Ma ripeto, mai come quest'anno si dovrà vedere la capacità dello scouting. E peccato che anni fa se ne andò Pablo Longoria, che ora è direttore sportivo del Valencia, che se ne andò Javier Ibalta, e magari trovare anche nuovi membri dello scouting, perché io un Giovanni Sartori dell'Atalanta lo rimpiango. Peccato che non ci sia un Giovanni Sartori nella Juve ora, peccato, perché sarebbe un grandissimo innesto. Un moderno Favini, per chi lo conosce, un moderno Pierluigi Casiraghi all'Inter, ma scopritori di talenti. Quindi questo è il punto ad ora, ci saranno magari altri video sulla Juve, e niente, spero che il video vi sia piaciuto, qualora lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, vi mando un abbraccio e vi invito a vedere i miei prossimi video. Un abbraccio da Virgo, ciao!